Prima di iniziare il video vi ricordo il link in descrizione per acquistare maglie di calcio a prezzi bassissimi con codice sconto BOYS, 15% di sconto cari amici. Ordine superiore 79 euro, spedizione gratuita. Vi ricordo che supporto online 24 ore su 24 per quanto riguarda notizie, per quanto riguarda il tracking dell'arrivo delle merci. Le maglie arrivano in 10-15 giorni, puntualissime, affidabilissime, qualità top, bellissima la maglia del Barcellona di questa mattina, molto molto bella, top, è veramente di altissimo livello, siamo veramente al top, amici, link in descrizione, mi raccomando, acquistate, acquistate, acquistate. Buongiorno amici, buongiorno, benvenuti in mezzogiorno e mezzo di Hattrick. Allora, sta succedendo o non succede? Boh, non si è capito, mica sai. Allora, se succede un terremoto di quelli... Terremoto ragazzi, c'è un terremoto in diretta! C'è un terremoto a Lentini! Di proporzioni indicibili, un giro di attaccanti, un tourbillon di giro di attaccanti incredibile, cioè Mbappé al Real, Ronaldo al City, insomma poi Gabriel Jesus richiesto dalla Juve, insomma... Un giro incredibile, se succede. Mendes intanto a Torino per parlare con il giocatore, evidentemente gli verrà proposta l'idea del Manchester City, che al momento sembra offrire 15 milioni l'anno per 2 anni a Ronaldo e alla Juve 0. Ma la Juve sapete benissimo che per Ronaldo chiede almeno 25-30 milioni. Staremo a vedere se il City vorrà inserire o qualche contropartita oppure pagare cash il cartellino di Ronaldo. A questo punto la Juve incasserebbe quei 25-30 milioni da reinvestire, oltretutto risparmiando un sacco di soldi sull'ingaggio del giocatore. Ricordiamoci che Ronaldo prende 31 milioni l'anno. Una caccola. Potrebbe fiondarsi su un attaccante importante. Però c'è da dire che il tempo stringe, amici, il tempo stringe. Ebbene sì, siamo veramente gli sgoccioli di questo calciomercato. Come già detto nella puntata di ieri, se tornate dietro andate a vedere la puntata di ieri, io prevedo un Ronaldo che rimane alla Juve e rimane tutto bloccato così. Non penso ci siano i tempi tecnici per chiudere questo tipo di operazioni, a meno che la Juventus non abbia da tempo già previsto la situazione e giustamente sia corsa già ai ripari, abbia diciamo il colpo in canna, come si suol dire, il colpo in canna. A quel punto potrebbe anche succedere l'impossibile. Comunque, stringendo i tempi, andiamo a vedere cosa ne pensano le prime pagine dei quotidiani sportivi, partendo dalla Gazzetta delle Merde Rosa, l'unico giornale che ha la doppia funzione, quella di farti ridere quando la leggi e quella di pulirti il culo quando caghi. E ci si pulisca il culo! grande giornale. Prima pagina, Ronaldo dentro o fuori, il re è nudo, l'agente Mendes a Torino per decidere il futuro di CR7, il City ha preso Kane e Pep riflette su Cristiano, la Juve vuole subito la verità. Poi Mbappé che lite, Kylian in fuga, Real, la sfida di Leonardo, siete scorretti, cioè rendetevi conto. Mi viene. Quelli del Paris Saint Germain che danno degli scorretti agli altri, siamo veramente... fuori da ogni situazione. Resterà qui a Parigi, dice Leonardo Manera. Vabbè, vai, guarda, parla, racconta. Inter, Correa va già veloce, a Verona ci sarà, non vedevo l'ora. Milan domani sbarca Bakayoko, poi sprinta Adli e Corona per arrivare a 11 colpi. La Fiorentina è scatenata, vicinissima. Odrio Zola da Real Madrid, poi non date i giocatori alle nazionali, la Lega in attacco, quarantena al rientro, i club dicono di no, ci siamo svegliati anche noi. E poi da uno schifo di giornale a un altro, il Corriere dei Babuini Napoletani, Champions alle 18 i sorteggi, Inter, Milan, Atalanta, Juve, Napoli si lo sono scordato.
Col fiato sospeso, PSG spara altissimo, Real disposto alla follia, 215 per Mbappé, CR7 solo gratis. Lasciamo perdere, Guardiola sì a Ronaldo ma a zero, Mendes blitz a Torino. Nazionali, noi ai club e gli stranieri, Correa a Milano, già oggi in campo. Mourinho con la vera Roma. Conference League all'Olimpico alle ore 19, ritorno col Trabzonspor. Ok? I Babuens hanno chiuso anche questa. E poi, tutto a sport da Turin, cosa ci asporta? Oggi sorteggio Champions, domani uno speciale con tutto sport. Detto anche rutto sport, lo stavo quasi per fare. CR7, ecco l'offerta del City. Cioè qui sì, cioè no, i sceicchi solo con noi non fanno gli sceicchi, non vogliono cacciare una lira. Ma va a cagare. Mendes a Torino, oggi presenterà la Juve la proposta del Manchester di Guardiola per Ronaldo. Centrocampo rispunta la pista Witzel. Gesù mio, dove andremo a finire? E prossimo per la libertà vigilata, Bob Terwilliger, detto telespalla Bob. Per Allegri che intanto striglia la squadra, qui ogni palla fa vincere o perdere uno scudetto, andiamo a vinti. Certo che se danno, prendono Witzel e danno via McKenny. Inizio seriamente a preoccuparmi per la sanità mentale di quelli che fanno le trattative. Loro sei deficiente! Dillo, sono deficiente, lo so! Inter attacco scacacca dopo Correa. Diarrea Correa scacacca. Bene! Toro l'incontro al giorno di Messias, la Lega con i club, no giocatore nazionale, meno male, Conference League, Roma, niente scherzi. Caso Mbappé, Leonardo attacca il Real. Pensate, pensate dove siamo arrivati, dove siamo arrivati, va bene. Questo è tutto per quanto riguarda il journal, comici journal della mattina. Andiamo a vedere adesso le notizie di calciomercato.it. Subito due minchiottauri, vai, subito. Sorteggi Champions League, girone infernale per il Milan, Inter e Juve, sfortunate. Già sanno. Tiene maga, parlaci, lo quisci. Colloquia con Dio Odino. Hanno già previsto il futuro. Va bene così. Secondo loro, Juve, Inter, Milan e Atalanta. No, girone infernale per il Milan, Inter e Juve. Ok. Hanno già fatto tutto, perciò è inutile che mi date a vedere il sorteggio. Andiamo avanti. Secondo questi geni, la Juve capiterà col Bayern, Salisburgo e il Bruges. Va bene, ok. Non se ne può più. Mentre il Milan con l'Atletico, il Paris Saint-Germain e l'Ajax. Bene, un girone normalissimo, direi. E l'Inda, i cinesi dell'Inda, non l'hanno manco... Ah, ecco qua. Inter, Liverpool, Zenit e Wolfsburg. Va bene. Noi ci grattiamo furiosamente, l'Atalanta invece lì, il Real Madrid e Sheriff. Noi ci grattiamo furiosamente perché questi di calciomercato.it oltretutto portano una sfiga incredibile. Sol, dove abita? Abito a Via Maiella. Via Maiella. Maiella, capito. Juve cambia le rete di CR7, ok. E oggi si parla di Duvan Zapata. Vabbè, andiamo avanti. Svolta improvvisa, oggi Ronaldo può dire addio, 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 col fazzoletto, così, col fazzoletto che mi sono soffiato il naso prima, addio, addio. Ugo. Ok, Mendes ci è sbarcato a Torino e saluteremo Ronaldo secondo questi qua. Vabbè, è importante che mi portano un'alternativa valida. Milan, padre Pio risolide domani a centrocampo e poi altri due colpi. E poi calciomercato Juve, non solo Witzel. Ecco qua, prima strano. Esce un nome, ma non fai neanche tempo a capire chi è, che ne escono altri 12 oltre Witzel. Pjanic, cioè, come al solito, e Tolisso. Bene. Che schifo. Che schifo! Grandi nomi per questa Juve, grandi nomi. Calciomercato Napoli, il punto su Marcao, meravigliao, ao. Marcao e il procuratore è sconcertato. Cosa fai se ti entra un gabbiano in casa? Cosa faccio se mi entra un gabbiano a casa? Mi può fare la domanda di riserva, per favore? Calciomercato Atalanta, noi contatti per Amrabat Cicocò. Ricivete sul cuore.
E poi il calciomercato Torino è fatta per Garbett, un giocatore molto garbato, questo Garbett. Va bene, andiamo a vedere adesso calciomercato.com. Allora, giorni bollenti dalla Bundesliga alla Premier, ecco quando finisce il mercato nei principali campionati euro. Milan, incontro con l'agente di Benasser tra clausola e premio, il cappuccino con sconcertino e la felicità. L'ingordigia ha ucciso la Superlega, secondo l'ubriacao smeravigliao. Uno che capisce solo la Verona, 8.46. Inter, Fernandez non è finito, può arrivare al photo finish, va bene. Conference League, Roma, Trabzonsport, probabili formazioni, dove vederla in Taba. Juve ha proposto Vizza la situazione. Situazione di merda, io definirei proprio. Riassumendo questa cosa, Juve, Mendes, Torino, vertice per il futuro di Ronaldo, Mbappé e scontro totale, PSG Real, le cifre, le accuse di Leonardo e l'intrigo Vinicius. Champions, il giorno del sorteggio, Inter scorreggea, ha sostenuto le visite mediche in giornata, firma e video. Va bene, andiamo a vedere adesso tutto a sport da Torino. Nelle prime pagine si ha qualche notizia importante. Ronaldo chiede l'addio alla Juve, potrebbe andare via oggi, addirittura. Proprio così, come si suol dire in termini culinari, cotto e mangiato. Vabbè, basta, ripeto, basta che portate un'alternativa valida, che potrebbe essere Gabriel Jesus, Icardi o Vlahovic. Dei tre io preferirei in ordine Vlahovic, Jesus e Icardi. La Juve cerca la rete di Ronaldo, se uno di questi tre lo portano, ripeto, Vlahovic lo preferisco perché manca proprio quella figura di attaccante. Jesus perché è un giocatore duttile, gioca a destra, gioca a sinistra e gioca centrale, potrebbe tranquillamente ricoprire la punta sinistra che ti viene a mancare se vuoi giocare in un tridente. E Icardi perché c'ha la moglie buona. Che ci uscio con un bolso così con il nene e poi cominciare. Questo. Andiamo avanti. Juve blitz per Witzel, dubbio McKennie, balza in pollo il centrocampo per Telespalla Bob. Telespalla Bob. Tutto Sport League, iscrizioni aperte, vabbè non ce ne frega manco un po'. Allegri prova il 4-4-2, Locatelli al centro in attacco Ronaldo. Allenamenti ad alta intensità, Allegri stiglia CR7, esce bene, sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio. Per andare sempre meglio, cari amici, io a questo punto lancerei un bel gna time, gna time, gna time. Allora, amici, per ogni time, per ogni time di questa mattina, infatti esce fuori colei che si chiama Cristina Saracino, ex di... Lo stile va sempre preservato. El Can è la foto in bikini della Juve. I tifosi della Juve ricorderanno di lei per le oramai datate relazioni con Lapo, Lapo, Lapo. Bene, bene. Comunque c'è la photogallery di costei che, devo dire amici, sfodera un fisico veramente... una culiardia e un tettame... veramente non male. Bravo Lapo... per aver, speriamo per te, riuscito a cavalcare codesta amazzone. Vi fate male, vi fate seriamente male. O ci vogliono due esperti. Bravo, 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 bravo. C'è anche un filmatino a bordo piscina, se volete andarlo a vedere. Insomma, andate, 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 andate. C'è anche una coscia aperta. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Dopo Cristina Osarracino, andiamo a vedere chi ci dona questo Gnagna Time mattutino. Dopo la Saracino abbiamo
Chi abbiamo? Boh, non lo so. Eccola qua. Mamma mia, ragazzi. E qua si bloccano proprio le arterie. Si bloccano le arterie. Torna con lei che più si va vecchia e più si fa buona. Ergo Sabrinona Salerno. Grazie signore, grazie, grazie signore, grazie, grazie signore, grazie, grazie. Ragazzi, questa non è una donna, è una dea, io non so più che cosa dire. Era buona quando era giovane, ma adesso siamo a livelli substratosferici, tralasciando tralasciando il mucchismo tettale di questa donna che rimane negli anni intatto, sodo e prosperoso. Insomma, ragazzi, questa donna qui più invecchia e più diventa buona, eh? Ci devono spiegare il segreto sarà la chirurgia? Non lo sappiamo. Seppur fosse la chirurgia, benvenuta chirurgia, perché qui, ragazzi, stiamo scolpendo maiale. Andiamo avanti. Dopo la Sabrinona Salerno, chiudiamo con Michela Persico, eh? Poi è tutto divertimento alla fine. La ruganina, cioè colei che ha distrutto un giocatore di calcio col suo biondame. Da quando sta con la Persico, Rugani non sfiora una palla col piede, manco se lo paghi, ma vorrei ben vedere, evidentemente lui con le palle preferisce fare altro. ne ha ben donde. Comunque c'è questa fotogallery, ovviamente le fotogallery di questo periodo sono estivi, amici, sempre con i culi e le tette al sole, ci mancherebbe altro. E qui abbiamo anche un bel paio di canotti labiali. Oppure ci lasci tutti felici e contenti e fai vedere le tette dal nudo. Belli gonfi. Comunque andatevela a vedere, perché la Persico, io dico che è sempre un bel vedere. Peccato che poi Rugani in campo non sia un bel vedere uguale. Però ragazzi, nella vita non si può avere tutto. Salutiamo anche la Persico e chiudiamo qui lo Gnagna Time. Uno Gnagna Time che è stato ricco, ricco, e ci siamo, insomma, cascati giù con tutto il corpo. Comunque andiamo adesso a vedere se qualche genio della lampada dal pianeta Minchiotaurus Extremis, dalla galassia degli antigioventini, ha parlato. Vediamo se qualcuno ha proferito parola contro la nostra amata Juve. Andiamo. Allora, cari amici, in questi giorni, dopo, sappiamo tutti, le due giornate inflitte a Ho Chi Minh, tutto il popolo neoborbonico napoletano vesuviano ha segnato a Juve. Si fa sette ottine. Io spero che arrivi un giocatore da tutti i giocatori che ci stanno adesso, però speriamo che il Napoli vinca e fa la partita migliore. Si mazzetto tine! Che deve sparire come i dinosauri e piano piano spariranno. Si mazzetto tine! Siamo delle teste di cazzo! Va bene! Coulibaly, sia vita vita. Si è scatenato, non la smettono più di sparare minchiate, eppure fanno tutto loro, creano loro, distruggono loro, vabbè, ma d'altronde siamo abituati. E anche stamattina ci regalano delle perle indiscutibili dall'alto della loro sapienza e sportività, che non ho mai notato nella loro popolazione. Partono con, attenzione, capostipite di questa ignoranza è, come al solito, Azzurrandia, che parte con: ma come? Quando giocava a Napoli era scarso, oggi è il miglior giocatore d'Europa. Giornalisti italiani sono degli incompetenti, razzisti verso i giocatori del Napoli. E vi dirò di più,
Il Jorginho visto a Napoli con Sarri era 20 volte più forte di quello di oggi, che ha vinto tutto, detto tutto. Tutti i piedi di Jorginho sarà premiato come miglior giocatore della Champions. Ebbene sì, ebbene sì, grazie Zurlandia per questa perla indimenticabile, indimenticabile. Magari chiediti il perché a Napoli non ha vinto una mazza e chiediti perché al Chelsea abbia vinto. Chieditelo, ma chieditelo una volta ogni tanto. Babbuini, accendetelo quel neurone solo che avete, accendetelo ogni tanto, accendetelo, accendetelo. E poi, amici, ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Come si fa? Siamo veramente all'imbarazzo, io provo imbarazzo a leggervi questo articolo. Di codesto Carlo al vino. Niente da fare, vostra grazia, non c'è più vino. E il vino qui non manca, mi sa. Che scrive, per quanto riguarda l'acquisizione di Locatelli da parte della Juve: provo imbarazzo. Ecco, io provo imbarazzo solo a vederti in faccia, figuriamoci a leggere le minchiate che scrivi. E disagio, il disagiato si sa chi è qua, eh. Per chi continua nella spudorata ed immorale difesa dell'operazione di mercato Locatelli-Juventus. Interessante, interessante, guarda, è tutto così interessante, andiamo avanti. Questo riprovevole atteggiamento non serve ad ingraziarsi il padrone, ma contribuirà solo alla morte civile del calcio italiano. Firmato, firmato Carlo Alvino, ragazzi. Allora si scemo, allora si scemo, allora si scemo, allora si scemo. Qui siamo davvero alla paranoia, siamo davvero alla malattia mentale, ma si sa, è appena iniziato il campionato, già fanno ricorsi, insomma, già è tutta un'esplosione di fegati in quel di Napoli, ovviamente non hanno mica digerito l'esclusione della Champions l'ultima giornata, ennesima botta al fegato, è stata molto molto dura. E questi poi probabilmente sono gli strascichi dell'annata dell'anno scorso, dove come al solito zero titoli e fegati grossi, questi sono i titoli che hanno portato a casa. Comunque ringraziamo sempre i babuini per queste perle meravigliose che ci donano la mattina. Chiudiamo così la rubrica degli anti-juventini. Grazie babuini, grazie babuini, grazie babuini. Allora amici, mi raccomando, finisce qui la puntata di oggi, iscrivetevi ad Attic Boys. Iscrivetevi. Like al video. Chi non mette like è un babuino. Ve lo dico adesso. Chi non mette like è un babuino. E poi se potete condividetelo sui vostri social in modo tale che il verbo di Attic Boys possa raggiungere, possa raggiungere la rete ovunque. Mi raccomando, supportatemi, perché questa lotta contro gli anti-juventini del giornalismo sportivo deve andare avanti e andrà avanti sempre, però col vostro aiuto, mi raccomando. Noi ci vediamo domani mattina per l'ennesima puntata di Mezzogiorno e Mezzo di Attic. Vedremo se commenteremo l'addio di Ronaldo, ma sicuramente commenteremo il sorteggio di Champions. Un saluto amici, sempre forza Juve, anche con la maglia del Barcellona. Ciao.